Buonasera crossover di dubbio gusto e integrità morale, sono Nolan e questo è Metal Gear Solid 3, sviluppato nel 2004 dalla Kojima Production e pubblicato dalla Konami per PlayStation 2, e questo in particolare sarà un minigame uscito in quasi tutte le versioni PlayStation 2 e poi dimenticato per motivi di licenze dalla versione HD e tutte le altre che sono seguite. Come magari potrete ricordare, un po' di tempo fa avevo fatto un video sulla modalità skate di Metal Gear Solid 2, forse questa è ancora più curiosa perché ragazzi quella che state per vedere è serpente contro scimmia. Si tratta di un crossover con la saga di Ape Escape che sto portando in live in questi giorni e che francamente mi piace tantissimo, e ovviamente tra tutti i crossover che ci sono stati dalla saga di Metal Gear e altre saghe videoludiche, compreso Assassin's Creed e altre minchiatine sparse, questo forse è il più buffo, il più curioso, il più interessante, perché di fatto Ape Escape ha degli elementi stealth, perché di fatto tutta la saga di Ape Escape si basa sul concetto di riprendere queste scimmiette che sono fuggite. Quindi andiamo a vedere come se la caverà il buon Snake. E sì, questo è Snake, quello vero, questo è Solid. Nonostante abbiano usato lo stesso modello di Naked Snake di Metal Gear Solid 3, quello in questa storia, perché c'è una trama, perché niente che faccia Kojima non ha una trama. Kojima anche quando va a fare la cacca c'è una storia, probabilmente narrata con una voce molto bassa che potrebbe fare da doppiatore di Batman. Questo è serpente contro scimmia. Andiamo a vedere come è voluto contestualizzare questa assoluta follia, quel pazzo furioso di Kojima. C'è un filmatino. Quella che state vedendo ovviamente è la versione PAL, quindi girerà a 50 fps nonostante il video sia registrato a 60, purtroppo la versione PAL necessita di questi cali di performance per così dire, ma è comunque estremamente giocabile, se non fosse che di fatto invece che i 30 fps effettivi della versione NTSC qua ne avremo 25 effettivi. This is Snake. I've made it to the sneaking point. You're right on time, Snake. For being dragged out of the sack at 2 in the morning. I did my best. Rise and shine. Don't you love mornings? Colonel, nobody loves being dragged away from their vacation. I'm sorry, but we needed you. Something big is going down. Very big. That's why. All right. So what is this important mission? I'll say it once and only once. I am not taking out any Metal Gears. Don't worry. No saving some VIP or old man. It's nothing like that. If it's like a hot damsel in distress, I'll think about it. Well, it's not quite a hot damsel in distress, but it is a rescue mission. Rescuing who? Apes. What? Bellissimo sto filmato, raga. Any monkeys. You said monkeys? Just listen. Your mission is to infiltrate the jungle and capture all of the monkeys. Again. You said monkeys? Monkeys? Yes, monkeys. This isn't really my thing. If you want your monkeys, you better ask Kakeru or Hikaru. E sono i protagonisti di Ape Escape, che ovviamente non erano disponibili. I was on vacation. Snake, we need you. If you don't do this, who will? It's not like someone else couldn't handle a stealth mission. Don't say that. This is the genre we turned over every leaf in. Why don't you make Sam or Gabe do the job? Snake. Isn't this just some monkey catching action? Snake, I'm asking you. It's a request from the professor himself. The professor? Natsumi's grandfather? That's the one. The one who came up with the monkey helmet? Well, that was the professor's classmate. His classmate? From high school. Not only that, but the professor is a friend of Otacon's. He's Otacon's friend too. Grandi crossover, ragazzi. Otacon has been able to come up with some of his inventions. Ovviamente parlando di crossover non dimentichiamo il crossover tra Metal Gear e Monster Hunter contenuto in Peace Walker, perché quella cosa è bellissima. I'm not against some monkey catching, but I'd rather be collecting pants. Snake, the monkeys have fled into the jungle. When you find them, knock them out for capture. Right. I'm not going to be able to grab them when they're jumping all around the place. Vabbè. Right. When you grab all the monkeys. Partiamo la parte di puro tutorial. Tanto eravamo verso la fine del filmato, però ve l'ho voluto far vedere perché è assolutamente fuori di melone sta cosa, la adoro tantissimo. Quindi si tratta di una sorta di speedrun. abbiamo dei tempi all'interno dei quali dobbiamo catturare tutte le scimmie presenti e li dobbiamo sparare. Una volta che gli abbiamo sparato, le scimmiette staranno a terra stordite per qualche secondo. Se le tocchiamo in quel momento là, e no, non pensate male, potremmo catturarle e passare alla prossima, ma dovremmo cercare di non allarmarle troppo. Ed eccole qua, le scimmiette di Ape Escape, con i loro caschi meravigliosi. Mi viene fatta una panoramica e poi parte il tempo. Una cosa che non amo di questa modalità è proprio il fatto che sia a tempo, dal momento che non sono un grande fan delle cose, delle modalità a tempo nei vari videogame in generale, ma questa è l'unica modalità presente. E giova notare che si potranno sbloccare varie cose se si faranno dei buoni tempi in questa modalità. Si potrà sbloccare la maschera da scimmia per la campagna di Metal Gear Solid 3, la maschera da scimmia e l'uniforme banana. La maschera, se riuscite a fare il miglior tempo in tutte le singole missioni, e l'uniforme banana, semplicemente se riusciamo a completare tutti i vari quadri. Ovviamente questa è la versione Subsistence, questo è il secondo disco che si chiama Persistence, se non ricordo male. Infatti abbiamo la telecamera libera, ma sarà in qualsiasi momento possibile switchare alla telecamera vecchio stile. Se avete bisogno di punti di riferimento, sia geografici, sia con il vostro passato. Allora, vedete che Snake sta indossando l'uniforme banana, che non è particolarmente utile, se vogliamo dire la verità. Permetterà di non essere attaccato dai cani, ma saremo particolarmente visibili. Ecco lì altre due. Vediamo. E questa modalità, secondo me, tra tutti gli extra e i vari crossover che sono contenuti nella saga di Metal Gear Solid, questo è uno dei più carini e dei più elaborati. Sono tutti molto elaborati, perché diciamoci la verità, nessuno è veramente mai tirato via. All'ultimo, maledetto. Ciao caro, non mi hai visto? Non mi hai visto, vero? Scendi, scendi. Ma preso. Ne mancano 3. Ovviamente siamo già ben oltre le tempistiche accettabili, però non è che stia facendo la speedrun in questo momento. Si tratta semplicemente di completare la cosa. Ovviamente dovete una componente fondamentale del gameplay sarà quella di ricordarvi la posizione delle varie scimmiette, di giocarlo più volte in modo da poter poi fare dei tempi buoni che vi permettano di sbloccare i vari stage futuri. Qua mi sembra che non ci sia altro. Peraltro ci sono anche dei gadget che potete utilizzare, non tutti quelli presenti nella saga, però troverete degli oggetti sparsi in giro, tipo il microfono. Aspetta, scimmietta, non ti avevo visto. Guardate che romantica, sta guardando il panorama. Eh sì, è un gran bel panorama. Davvero bello a vedersi da qua. Ma non abbiamo tempo per questi romanticismi, quindi e ce ne manca solamente una al momento, quindi per vedere dov'è. Tra l'altro da queste parti, se ricordo bene, ci doveva stare il potenziamento, cioè meglio il potenziamento, il bonus, che eccolo lì. Il microfono direzionale che ci dice da dove provengono i suoni di scimmia. Se lo equipaggiamo, possiamo orientarlo. Qualora trovassimo la direzione in cui è posizionata una delle scimmie che dobbiamo ancora trovare, sentiremo dei suoni scimmieschi che ci indicheranno la direzione. Attualmente io non sento assolutamente niente, quindi l'andremo a cercare a mano. Ah, giusto! Era là sopra. Va bene, allora. Vieni qua. Dammi lo scuoti scimmie. E la scimmietta. Venga giù. E adesso ci possiamo godere il balletto stupidissimo di Solid, che nonostante non fosse particolarmente convinto di voler catturare le scimmiette, a quanto pare è abbastanza contento di averlo fatto, almeno così sembra alla fine di ogni singolo stage. Ci saranno abbastanza stage, non ricordo quanto, ma ricordo che nelle versioni seguenti del gioco ne sono addirittura stati aggiunti un paio, e è un peccato che questa modalità non sia stata contenuta, non sia stata riproposta nella versione HD. Ovviamente erano scadute le licenze per presentare questa collaborazione, così come la stessa cosa vale con il gioco di skate contenuto nel 2. Sono comunque modalità che potete andare a ripescare con i vostri emulatori. Gira da Dio su PCSX 2, è la modalità che state vedendo in questo momento, è l'emulatore che sto usando in questo momento. Vi consiglierei la versione NTSC del gioco, però per un 30 fps effettivo e senza cali, e con un gameplay un po' più sveglio. Detto questo, ve lo consiglio davvero, perché in tutta la sua stupidità, a livello di gameplay, se vi piacciono le modalità speedrun, questa potrebbe essere davvero quello che fa per voi all'interno della saga di Metal Gear Solid. Ragazzi, grazie per aver seguito questo video, grazie per avermi tenuto compagnia e come sempre ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!